Con poco preavviso, noi abbiamo avuto l'onore e la possibilità di vedere questa meraviglia del nostro passato. Ci troviamo in territorio di Perfugas e grazie a Martina abbiamo avuto come dicevo prima, la possibilità di entrare nell'area che racchiude il pozzo sacro di Perfugas, chiamato anche Predio Canopoli, e con queste immagini noi vi vogliamo praticamente far arrivare nei vostri cuori la bellezza, anche adesso che sono passati 3500 anni, il calcare usato, calcare che non è locale, il calcare usato per costruire questo tempio è abbagliante, cioè bisogna quasi mettere gli occhiali da sole perché oggi siamo qui a Perfugas e vi facciamo vedere in questo breve video questa meraviglia del nostro passato, il pozzo sacro, ce lo ricordiamo un po' come quello di Orune qua, quindi molto probabilmente, secondo alcune indagini, ci doveva essere un elevato molto più alto. Rimangono ancora i sedili cultuali, io non ne avevo mai visti così meravigliosamente conservati, uno alla sinistra e uno alla destra, con al centro questo concio che contiene questa cappella strepitosa. E a proposito comunque di questi sedili, adesso io li chiamo sedili, ma non è certo il fatto che fossero o avessero comunque questa funzione, ce lo fa pensare anche il tipo di taglio. È incredibile, incredibile davvero. Guardate un po' la struttura isodoma, è strepitosa, solamente venendo qua si capisce come l'avevano costruito. La scala rovesciata, insomma, l'abbiamo visto tante volte durante le nostre discese nei pozzi, e i gradini che sono adesso come 2, 4, 6, 7, 8, anche se comunque bisogna dire che c'è dell'acqua, ma l'acqua in questo caso è piovana. E a proposito di acqua, dovete vedere quei fori là. Ebbene, da quei fori arrivava l'acqua, una canaletta esterna, strepitoso. Quindi, dal punto di vista proprio tecnico, non è un pozzo, ma è una cisterna. È strepitoso questo pozzo che è stato scoperto probabilmente nel 1900, anche se ci sono delle fonti che dicono che c'era qualcosa, c'era qualche indizio anche prima del 1900. Vi faccio vedere alcune cosettine qua che Martina ci ha spiegato praticamente. Eccole qua, vedete un po' queste strutture che abbiamo visto anche nel tempio di Orune. Queste strutture potevano avere o una funzione cultuale, sacra, perché qualcuno le vede come delle mammelle, oppure verosimilmente potevano avere una funzione di portanza, cioè chi aveva deciso di portare la pietra calcare, che non è locale, abbiamo detto, viene da 5 km da qua, probabilmente avrà fatto queste strutture per portarle meglio. La canaletta che porta l'acqua veniva da lì, da questa struttura. E il pozzo, ragazzi, vediamo un po' se riesco a farvelo vedere da qua senza gravare sulla struttura. E noterete lì che c'è praticamente una fessura. Ebbene, quello era praticamente il troppopieno, e cioè nei periodi di intense precipitazioni non si voleva ovviamente che l'acqua defluisse dagli scalini, ma si voleva che rimanesse sempre allo stesso livello. Devo ringraziare Martina del museo di Perfugas, che appena l'ho chiamata è venuta. Devo essere sincera, gli ho detto sono Corrado di Custodi, chissà, magari è venuta anche per quello, speriamo, dai. Lo vediamo anche così nella sua totalità. Un'altra cosa bellissima di questo pozzo, che ricordiamo è il centenario 2023-1923, dovrebbe essere il centenario della scoperta. In questa zona qua, mi stava facendo notare Martina, hanno trovato una figura zoomorfa, assomiglia quasi a un cinghialetto di pietra, e questa figura zoomorfa adesso è in mani buone perché lo stanno restaurando. Chi viene qua sicuramente si accorgerà anche, poco più a monte, di un piccolo tempietto. C'è un qualcosa che assomiglia a un tempio, eccolo qui, da questa parte, che potrebbe essere, ecco, antecedente alla costruzione del tempio stesso. Guardatela da questa inquadratura. Dall'alto, se si fa volare al drone, si vede la fattura incredibile di questa meraviglia. Ecco qua, forse riesco a farvi vedere anche la camera.
Eccola qua, la camera di presa circolare. Io ho chiesto a Martina se ci sono stati interventi di restauro pesanti, mi ha detto di no, cioè nel senso che è praticamente conservativo e pertanto a noi è arrivato così dopo 3500 anni, strepitoso. È un pozzo che ha fatto anche la storia perché hanno trovato due bronzetti, uno è famosissimo perché ha la forma appunto del toro. Due bronzetti che insomma li abbiamo recuperati in extremis perché forse sarebbero potuti entrare nel mercato clandestino. Allora io per un momento ho spento le immagini e sono venuto di nuovo in questa zona. Le chiudiamo queste immagini dandovi delle informazioni importanti, cioè che chiunque può venire a vedere questo gioiello. Ok, è solamente sufficiente che voi contattiate il personale del museo di Perfugas e qui praticamente si organizzano delle visite guidate. Il biglietto è solo 3 euro. Se voi dite che siete amici delle Grotte della Memoria, vi faranno pagare lo stesso 3 euro. Va bene? E allora un caro saluto, un abbraccio e viva la civiltà sarda. Ciao a tutti.